Buongiorno a tutti. Oggi andremo a vedere principalmente le differenze dei due Nexus 4, il mio e quello di mio zio, che devo aggiornare con la Factory Mage a 4.4. Questo con la 4.3 e questo, appunto, come avete già visto nel video precedente, già con la 4.4 flashata tramite recovery. Le differenze sono minime perché la velocità e la fluidità sono pressoché le stesse, forse questo un pochino di più, ma le velocità sono pressoché uguali. Apriamo le impostazioni. Quindi a livello di velocità, finché non andiamo a cambiare la macchina virtuale, che qui si può selezionare e mettere l'art, che ha problemi con alcune applicazioni e quindi con alcune applicazioni non gira, non funziona, e quindi nulla, adesso vi farò vedere come andare a mettere la Factory Image sul Nexus 4. Il problema delle Factory Image è che andremo a perdere tutti i dati presenti sul dispositivo, quindi anche quelli presenti sulla memoria interna, quindi foto, immagini e cose personali. Ovviamente basta fare un backup sul computer e riavremo tutto indietro. Andiamo a vedere come fare. Ecco qui, allora andiamo a cercare a scaricare i file. Abbiamo il toolkit e la Factory Image, che scaricheremo dal sito della Microsoft, della Google, che vi lascerò in descrizione. E scompattiamolo e troveremo dei file img che dovremo copiare all'interno di una cartella del toolkit. Ecco questa, putrimg nexus 4, e copiamo. Io i file li ho già copiati, dobbiamo copiare quei due, scompattare la cartella image e copiare anche quelli dentro. Una volta fatto questo, procediamo ad aprire il toolkit. Andiamo, scegliamo il numero 12, che è il nostro Nexus 4, scriviamolo, diamo invio. Ora lui cercherà gli aggiornamenti. Fate la Y se è la prima volta che lo installate, io faccio la N perché l'ho già installato. Scegliamo il 99 perché quelle cose lì non ci interessano. Andiamo in cercare boot or flash image from to device. Quindi 11, diamo invio, scriviamo tutte le cose che ci sono scritte lì, facendo sempre 2 flash, e scegliamo la sezione del telefono a quale appartiene, dando invio. E continuiamo così finché non avremo finito. Ecco, ricordatevi di riavviare il telefono nella fast boot mode, spengendolo e riaccendendolo tenendo premuto il tasto giù del volume. Si troverà appunto in questa situazione, saremo nel fast boot mode. Se avete il bootloader sbloccato, beh, qui sarà un locked. Io l'ho rimesso locked perché il telefono è di mio zio e quindi non ha bisogno di permessi di root e cose varie. Quindi adesso facciamo partire il telefono e vediamo un po' se funziona. Per ora sembra andare tutto bene. Eccoci arrivati alla configurazione iniziale, andiamo su italiano, la mia rete wifi, cioè il telefono è configurato.
Adesso siamo pronti a utilizzare Android 4.4, fluidità notevolmente migliorata rispetto all'altra versione. Andiamo in impostazioni e verifichiamo che effettivamente sì, sia 4.4. Eccolo qua. E la solita easter egg. Vi ringrazio per avermi seguito in questo tutorial, spero vi sia stato d'aiuto e seguitemi nei prossimi video. Eccolo qua in tutto il suo splendore.